fronte a una platea come di voi signori, mi posso solo inchinare e dirvi grazie di essere venuti al debutto di questa iniziativa che mi ha coinvolto. La colpa io lo so di chi è. È una signora che conosco da un po' di tempo, è seduta in mezzo a noi, si chiama Romani, Patrizia Romani, che mi ha presentato questo signore che si chiama Ettore Spagnuolo. Quando mi hanno chiamato per parlarmi del cinema restaurato, avendo 20 anni fa a Narni, con il sindaco di Narni, inventato la prima rassegna del cinema restaurato, 150 film sono passati questi 20 anni. Io sono stato per un po' di tempo questo, diciamo così, promotore. Poi, per fortuna del festival, ribadire, è arrivato Alberto Crespi con la sua abilità da critico, e qua tra noi, lo ringrazio, ed ha portato avanti, sono qua anche altri personaggi, Mirella Piola, eccetera. Devo dire, è straordinario vedere questi film, rivedere Ladri biciclette e oggi, rivedere Umberto D, purtroppo è oggi, rivedere Roma ore 11, 250 ragazze per un posto di dattilografa vanno in via Savoia e crolla la scala. Quante sarebbero oggi? Crolla il palazzo? Allora, illusioni, visioni, illusioni. Noi vogliamo avere l'illusione che grazie al cinema cambi e diventi cultura. Viva la cultura!